Ci troviamo all'interno del Bagenotti de Park di Trovaniemi. L'uomo che vedete è un normale riscaldatore di panchine da parco. Ero lì che lavoravo tranquillamente. Ho fatto, pensa, 357 panchine nella prima mezz'ora. Un ritmo incredibile per i miei standard. Poi proprio quella mattina lì mi è successa una cosa che non capita spesso. Ho incontrato un cliente che era visibilmente soddisfatto e addirittura mi ha ringraziato. E ti dico, queste sono le cose che riscaldano il cuore di un riscaldatore di panchine. Le immagini che state vedendo sono riprese da Jono J. O. John J., un video amatore professionista di Unreal TV, noto tra gli addetti ai lavori come calamitatore di eventi spiacevoli. A un certo punto mi sono accorto che c'era un tipo che mi stava riprendendo con la telecamera, però inizialmente non ci ho fatto caso, chissà che ce l'avessi con me, pensavo che stesse riprendendo ovviamente le bellissime panchine del parco Bagenotti. In realtà ce l'aveva con me. Ce l'aveva proprio con me ed era uno di quei gufi video amatori di Unreal TV. So bene che molti potrebbero pensare che mi trovavo lì per immortalare le fantastiche panchine del Bagenotti de Park. Ma non era così. Ero lì per compiere il mio lavoro, e cioè riprendere scenari casuali in attesa di tragedie sanguinolente. E dunque ho cominciato a puntare questo bone irrequieto che traslava da una panchina all'altra. Ed ero sicuro che di lì a poco gli sarebbe accaduto qualcosa. Il tempo continua a passare, ma all'omone inspiegabilmente non succede nulla. Ma dannazione, erano passati già 20 minuti e non succedeva niente. Non riuscivo proprio a capire. Di solito il dramma si consuma dopo circa un quarto d'ora. Improvvisamente Don estrae dalla tasca qualcosa. Un ferro di cavallo. Don si rivolge al video amatore e gli mostra il suo amuleto contro i video amatori. Ecco perché non gli accadeva nulla. Comunque io ero tranquillo, perché avevo sempre con me il mio fido amuleto anti-videoamatore. Purtroppo Don non ha fatto i conti con il potere di Unreal TV. Nel tentativo di recuperare il suo amuleto, cade accidentalmente. E si procura una frattura scomposta che lo costringerà ad una vita quadrupede.